La Coppa Franco Mazzotti, organizzata dal club della Mille Miglia Franco Mazzotti, giunta all'undicesima edizione, si è svolta il 19 e 20 ottobre tra Brescia, la Franciacorta ed il Lago di Garda. La manifestazione, terza per numero di iscritti nel calendario italiano, ideata per celebrare la memoria dell'indiscusso leader dei fondatori della Mille Miglia, Franco Mazzotti, è cresciuta anno dopo anno, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di auto storiche e professionisti del pressostato, sia italiani che stranieri, i quali apprezzano il lato agonistico ma anche quello turistico, visti gli splendidi luoghi e città che la competizione attraversa. L'edizione 2019 è stata particolarmente emozionante poiché ha coinciso con i festeggiamenti del 70° compleanno del Club Mille Miglia Franco Mazzotti, fondato a Brescia nel novembre del 1949. Max, undicesima edizione della Coppa Mazzotti, sempre in crescita, circa 180 gli equipaggi al via, però oggi abbiamo un po' di pioggia, il che non va bene. Senti, abbiamo fatto di tutto per prenotare tutto nel migliore dei modi, ristoranti, alberghi, vedete che l'ospitalità sarà super all'altezza. Io ieri sera scherzando ho detto, ma abbiamo prenotato 2 giorni di sole? E Mazzotti ha detto, non c'è problema. No, direi che siamo comunque soddisfatti, abbiamo battuto il nostro record che è quello dei partecipanti e quindi un record direi di tutto rispetto. Ci siamo resi conto, ma questo tu lo sai che è successo già l'anno scorso, che ormai siamo la terza manifestazione in Italia. Io se penso alla prima Coppa Mazzotti in cui eravamo in questo cortile a pensare che da raduno di pochi amici si poteva farla diventare una gara vera, mi sembra che sia passato un secolo, di fatto sono passati solamente 11 anni, ma ci siamo, insomma, devo dire che siamo il terzo evento in Italia e dopo Mille Miglia e Tazze Nuvolari, che come tu sai sono secondo me inarrivabili, direi che è un bel traguardo. Senti, quest'anno dall'altro qualche emozione in più, 70 anni del Club Mille Miglia e si festeggia con questa edizione. 70 anni del Club Franco Mazzotti, stiamo mettendo in cantiere un eventino più mondano che non automobilistico, anche per celebrare quello che di fatto è uno dei club più antichi e più titolati, non d'Italia ma del mondo. Un club che era nato prima di tutto per ricordare Franco Mazzotti, che è stato non soltanto uno dei fondatori della Mille Miglia, ma che è stato un personaggio per Brescia e per i bresciani importante, grande banchiere, grande aviatore, grande pilota, grande amatore devo dire, per cui, ma soprattutto per avere in un unico ambito, in un unico consesso tutti i piloti che amano la Mille Miglia, che amano questo tipo di entourage, questo tipo di ambiente, per cui festeggeremo presto. 2019 sono esattamente 70 anni e credo che dopo la Coppa Mazzotti cominceremo a attivarci per preparare l'evento. Siete a bordo di una delle vetture più datate. Sì, è un'auto del 1928 e quindi ha 91 anni e quindi è fatta di strada, però teniamo da conto e vogliamo portarla, se riusciamo, anche al termine di questa gara, che è una gara abbastanza lunga, che si divide in 2 tappe. La prima tappa parte da Brescia e arriva a Sirmione, dove si alloggia, e poi da Sirmione si riparte per arrivare all'aeroporto di Ghedi, dove devi fare delle prove anche sulla pista aeroportuale. Quindi è una cosa abbastanza impegnativa, una macchina con una grande velocità, è un'auto che arriva al massimo in 90-95 all'ora quando è ben lanciata. È una vettura che ha partecipato in origine alla Mille Miglia, è stata seconda di classe e apparteneva a una scuderia francese, questo è il motivo del colore azzurro, per cui la macchina aveva corso con un pilota francese per conto di una scuderia francese. Che sensazioni ti dà a guidarla in questo tipo di eventi? È fantastica, sono macchine bellissime da guidare, soprattutto anche in montagna, sono macchine molto leggere, maneggevoli, potenti, quindi sono, salvo pioggia, piacevoli da guidare. Fabio, nuvoloni qui alla partenza della Coppa Mazzotti, ma macchina rigorosamente aperta. Beh, io spero sempre di trovare almeno non l'acqua, quindi si prova a correre sempre la macchina aperta, perché una macchina così va guidata come in origine aperta. Questa è una macchina che dà moltissime soddisfazioni perché è molto leggera, non ha tantissimi cavalli, però per questo genere di gare di regolarità, dove si ha bisogno di un motore non troppo spinto, è una macchina ideale proprio per fare questo genere di gare. Certo, quando poi cominciano a essere un po' difficili, un po'
dove bisogna un po' correre, non è di certo una macchina che può stare al passo di motori come gli Alfa, però ci dà le nostre soddisfazioni. Arriviamo sempre dove dobbiamo arrivare, almeno ci siamo sempre arrivati finora. Paolo, venerdì giornata di verifiche, cominciamo subito a dare i numeri. Undicesima edizione della Coppa Franco Mazzotti e 70° anniversario del Club Mille Miglia Franco Mazzotti. E 167 iscritti, che significa 2 in più dello scorso anno, cosa che ci fa piacere, anche se l'incremento è modesto, ma in un anno in cui nessuna gara ha avuto un maggior numero di iscritti, anzi c'è un po' di recessione in giro, devo dire che questo mantenere il nostro trend è un segno molto positivo per il club e vuol dire che la Coppa Mazzotti piace. Noi manteniamo alcuni punti fissi, che ovviamente la partenza a Brescia e finché sarà possibile l'arrivo a Ghedi nell'aerobase militare. La politica dell'aviazione militare in questo momento è di apertura e quindi da qualche anno, complice anche il fatto che Franco Mazzotti, a cui noi dedichiamo la gara, oltre che fondatore della Mille Miglia, era pilota di aeronautica, morì alla cloche del suo aereo nel 1942 abbattuto dai caccia inglesi sul canale di Sicilia e quindi abbiamo questo forte legame. Senti, per gli amici che non hanno avuto mai occasione di essere via della Coppa Mazzotti e magari stanno pensando di mettere nel calendario 2020, dal punto di vista regolaristico, che tipo di evento? Ma sai, noi innanzitutto, a differenza di altri, cerchiamo di dare molto spazio alla parte turistica, abbinandola a tante prove, nel senso che è una gara che può piacere sia ai regolaristi sia a chi va in giro senza orologio. Noi cerchiamo di raggruppare le prove in modo che chi le vuole fare si diverta e devo dire io cerco di farle abbastanza cattive. Fuori da queste prove, nei punti più belli non ho messo nessuna prova perché uno deve godersi il panorama, mentre invece le prove le trovi in zone magari meno appariscenti dal punto di vista estetico. Abbiamo tante prove di media perché abbiamo tanti stranieri, però abbiamo deciso di estrapolarle dalla classifica, quindi per la classifica della Coppa Mazzotti le prove di media non fanno classifica, scusate la ripetizione, avranno una loro classifica singola e particolare e qui spero che la vinca uno straniero, anzi forse so anche chi, nel senso che abbiamo un paio di equipaggi che arrivano dal Belgio, per esempio De Cremé che ha vinto 2 volte il Monte Carlo, che forse è più bravo dei nostri a fare le gare di media. Federica, giornata dura oggi, ma abbiamo conquistato Sirmione. Assolutamente dura, sì. L'acqua, l'olio sulla strada, però siamo arrivati a Sirmione, per fortuna. Ieri è stata una giornata abbastanza impegnativa perché il tempo non ci ha assolutamente aiutato. Noi ci siamo divertiti comunque perché il tracciato è molto bello, divertente, le prove belle, impegnative, tecniche, quindi con varie tipologie d'asfalto, quindi abbiamo avuto la pioggia, poi dopo lo sterrato, quindi no, molto divertente, molto bello. E oggi col sole speriamo sia un'altra cosa. La Lancia Briglia è una macchina particolarmente amata dai regolaristi. Confermi le sue doti, come si è comportata ieri? Per me la Lancia Briglia è, cioè, una macchina importantissima per la mia famiglia perché con questa ci ha corso mio papà, mio zio, hanno fatto 2000 miglia loro, ne ho fatte 2 io, quindi sì, è una macchina che per l'epoca era avanti anni luce rispetto alle altre, eccoci, e quindi è molto bella e interessante come auto. Michel, buongiorno. Ieri giornata impegnativa, tante prove, tanta pioggia, oggi sarà probabilmente un po' meglio. Eh sì, primo il mio italiano non è fantastico. Adesso il tempo sarà molto molto meglio e soprattutto per le persone che hanno una macchina aperta. Noi abbiamo la coupé, non ci sono tanti problemi, ma se avete una macchina aperta fa un mondo di differenza, sì. Come ve la siete cavata ieri con pressosta e prove di media? Eh sì, le prove di media sono andate abbastanza bene perché è un po' la nostra specialità che noi facciamo Portogallo, Monte Carlo eccetera. Le prove italiane abbiamo molte cose ancora da imparare e siamo al posto 57, mi sembra. Una prova abbiamo fatto un errore, 300 punti, e sino di là abbiamo tutto ancora da imparare e non so se sarà per questa vita, forse sarà per un'altra vita.
Luca, grande sigillo di fine stagione, undicesima edizione della Coppa Mazzotti, è tua. Sì, ci voleva a fine stagione, dopo un anno che per una cosa o l'altra non si riusciva, anche il nuvolare non è andato, abbiamo portato a casa, anche se Turelli ci ha tenuto sotto fino alla fine, perché fino alle ultime prove si giocava su 6-7 penalità. Senti, una gara divisa in due parti, ieri brutto tempo, prove molto tecniche, dall'altro Villa Mazzotti, anche all'interno delle rubinetterie bresciane, che prove che sembrano semplici ma poi nascondono tanti insidi, e l'inizio col Castello, San Pietrini Bagnati, che non sono vado tutti i giorni. Ecco, io di ieri mi ricordo il Castello, perché al primo tornante abbiamo perso la macchina, non c'è stato verso da andare su perché era tutto sul pavè. Dopo, stranamente, lì il tempo c'era, quindi qualcuno ha contato il tempo giusto, perché dopo ieri sul bagnato le prove erano un po' tirate, un po' pericolose, a essere sinceri. Si arrivava sì, ma io arrivavo ai 10 secondi forse, dai 6 ai 10 secondi arrivavo al cartello giallo, quindi erano tutte lanciate praticamente. Oggi era uguale, tutta tirata, per fortuna non è piovuto. Paolo, con un'inaspettata e inattesa giornata di sole si conclude la 11ª Coppa Franco Mazzotti. Sì, in effetti inaspettata, anche se devo dirti che ci speravamo, nel senso che statisticamente due giorni di pioggia no, e quindi dopo la lavata di ieri è andata bene così, siamo stati molto fortunati, anche perché non è che non ha piovuto, era proprio una bella giornata. Una bella giornata che ha coronato un po' i nostri sforzi, perché ieri abbiamo perso molti equipaggi, purtroppo, come sempre tu sai, in questa specialità 4-5 non si sono presentati il mattino perché hanno guardato fuori dalla finestra, quelli con le macchine aperte se ne sono stati a casa. E poi i fondo viscido, anche perché era secco da un po' di tempo, erano nel frattempo cadute le foglie, la strada era proprio viscida e qualcuno è andato a picchiare. In più un MG ha fuso e ha perso una bella chiazza d'olio, e quindi i tre che lo seguivano, ahimè, sono andati a sbattere sul guarrei, perché con l'olio non c'è niente da fare. Tolto questi inconvenienti, ti dirò con una punta di orgoglio, neanche una prova annullata, che non è abituale. Noi cerchiamo di curare molto l'aspetto tecnico, non ci sono stati ricorsi, qualche richiesta di verifica tempi come sempre, ma diciamo che quantomeno per le prime 5 posizioni non c'è discussione. Di nuovo ha fatto un po' la differenza coefficiente, perché la classifica senza coefficienti è invertita nei primi due posti rispetto a quella con i coefficienti, di pochissimi punti peraltro. Basta, posso solo dire che sono molto contento anche della qualità delle macchine, credo che non si vedano così spesso, posto che la 1000 miglia è un fuori quota, non è una gara di regolarità, è una cosa del tutto diversa. Vedere così tante belle auto è veramente difficile, equipaggi da 10 paesi diversi, 40 stranieri. Si può sempre migliorare, ma abbiamo raggiunto uno standard che penso sia difficile da mantenere, ci proveremo, ma non è facile.